Agostino, Tala ed ultima puntata. Che cos'è il tempo? No, qui ci va. Un bel punto interrogativo. Dunque, quest'ultima lezione è una chicca, nel senso, il tema in realtà, come potete aver capito, non è più religioso, è laico. Anche se sì, la sua origine è pur sempre biblico-religiosa. Cioè, il problema del tempo nasce per Agostino in relazione al tempo, alla tempestività, possiamo anche dire, della creazione divina, così come è descritta, è narrata sempre nel Genesi, primo libro dell'Antico Testamento. Secondo l'interpretazione dei cristiani, dei filosofi cristiani della sua epoca, il testo biblico afferma che Dio ha creato il mondo nel tempo, cioè in un certo momento del flusso temporale, detto anziché, qual era l'alternativa? Anziché averlo creato da sempre, cioè eternamente, fuori tempo. No, fuori tempo massimo, no. Questa seconda posizione era almeno allora, no, rifiutata dai cristiani, perché rischiava di dare al creato la stessa dignità, eternità, quindi dignità del creatore. E tra l'altro era la tesi di Aristotele. La tesi di Aristotele era che il cosmo, vi ricordate, non ha né un inizio né una fine, il cosmo è eterno. E questa era quindi una posizione, una concezione pericolosamente legata a una visione, se non proprio atea, comunque non cristiana. Quindi, anche Agostino, vedremo che poi questa questione sarà molto dibattuta nel Medioevo, in particolare nel Basso Medioevo. Sarà una delle questioni su cui si scervellano i filosofi Basso Medioevali, e anche su cui si litigano. Agostino sosteneva appunto la creazione nel tempo, che era duramente contestata dai manichei, ricordate che lui era stato manicheo, in base a una confutazione insidiosa, e cioè se Dio ha creato il cosmo nel tempo, ci sono due possibilità. Appunto, o ha lasciato passare molto tempo e a un certo punto ha deciso di crearlo, ma se aveva deciso di crearlo, perché non l'ha fatto subito? Cosa ha aspettato? Cosa se n'è stato lì con le mani in mano? Non è ammissibile che Dio, dopo aver deciso di creare il mondo, non l'abbia immediatamente creato. E invece l'altra possibilità è che non l'abbia deciso da sempre, l'abbia deciso un po' dopo. Ma allora questo vorrebbe dire che Dio cambia idea. Cioè prima no, non l'aveva deciso, forse aveva deciso di non crearlo, poi a un certo punto decide di crearlo e immediatamente lo crea. Certo, e quindi non c'è il problema, diciamo, della pigrizia, però c'è il problema del cambiamento di idea. Non è inammissibile che Dio possa cambiare idea. Ok. E quindi in questa maniera i manichei pensavano appunto di aver confutato la teoria della creazione cristiana, che ovviamente anche quella di Agostino. Molti intellettuali cristiani non si degnavano nemmeno di ribattere alla confutazione dei manichei,
semplicemente dicevano cosa ha fatto Dio prima della creazione del mondo, ha preparato l'inferno per tutti coloro che vogliono, che hanno la presunzione di poter comprendere i suoi misteri, di poter diradare i suoi misteri. Ma Agostino non è d'accordo con questa liquidazione. Agostino sostiene, no, sul piano razionale la confutazione dei manichei è seria e quindi va presa seriamente in considerazione. Occorre appunto una controconfutazione, occorre una replica, occorre smontarla. Da qui appunto Agostino è portato a interrogarsi sul tempo, su che cos'è il tempo, a dedicare buona parte del suo tempo a chiedersi che cos'è il tempo. E la prima risposta è legata alla teoria del tempo di Platone, ovviamente. Noi sappiamo che i suoi riferimenti filosofici privilegiati sono Platone e Plotino, che tra l'altro sono quasi un tutt'uno. Cosa dice Platone, cosa aveva scritto Platone nel Timeo sul tempo? Aveva scritto che il tempo è il prodotto del moto circolare, regolare, uniforme degli astri, delle stelle, ma anche del sole. E Agostino dice, ma è fondata questa? No, nonostante la sua ammirazione per Platone, ne mette in dubbio, mette in dubbio la fondatezza almeno di questa sua definizione del tempo, di questa sua concezione del tempo. Perché? Perché fa questo ragionamento. Se dunque il tempo dipendesse semplicemente da un movimento di un corpo, allora non c'è bisogno di scomodare le stelle, il sole, la luna. Mi basta prendere un tornio, allora, oggi diremmo una ruota di bicicletta, o comunque un oggetto circolare che si può far ruotare su se stesso, e allora io potrei appunto considerare il tempo in base alla somma di rotazioni complete di questa ruota, facciamo una ruota, ma anche allora c'erano le ruote dei carri, quindi si poteva benissimo fare anche con le ruote dei carri. Ok, e quindi il tempo sarebbe il movimento appunto di un oggetto rotante, purché questo movimento sia regolare, ma lo si può rendere tranquillamente regolare. Però, io per misurare il movimento di rotazione appunto di una ruota, per calcolarlo, perché poi il tempo è quello, se non lo misuro, devo stabilire un inizio e una fine. Ma nel momento in cui io devo stabilire un inizio e una fine, già presuppongo il tempo. Io ho già un'idea di tempo. Un'idea di tempo che è antecedente rispetto alla mia misurazione del tempo, se il tempo fosse appunto semplicemente il moto rotatorio di un oggetto. Prego, Matteo. Vuole dire che di fatto prima dell'inizio e della fine del moto di rotazione dell'oggetto c'è già del tempo prima. C'è già, sì, c'è sempre un tempo, io comunque devo sempre pensare a un tempo. Dunque, ecco, implicitamente contesta Platone una petizio principi. Cioè, in realtà il tempo che deriva dal movimento anche del Sole presuppone il tempo. Quindi alla fine la sua fondazione del tempo si basa sul tempo.